fine ottobre e i primi di novembre in Sicilia saranno nominati i nuovi 18 direttori generali di aziende sanitarie e ospedali. Gloria Scafè. Nei giorni a cavallo tra i prossimi ottobre e novembre la sanità in Sicilia avrà 18 nuovi manager. Gli aspiranti sono 82 e la selezione è portata avanti dai componenti dell'apposita commissione incaricata a svolgere le procedure. Nell'elenco degli aspiranti figurano 13 su 18 degli attuali commissari, tra cui anche Gervasio Venuti, commissario in carica all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. In pole position vi sono diversi nomi di spicco della sanità siciliana. Salvatore Brugaletta, che fino al giugno scorso ha guidato l'ASP di Siracusa e adesso direttore generale dell'ASL 1 di Cuneo in Piemonte. Maria Letizia Di Liberti, attuale dirigente generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. Giovanna Volo, direttore sanitario dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. Carmelo Pullara, negli anni scorsi manager dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo e attuale deputato regionale all'ARS. Fabio Damiani, già a capo della centrale unica committenza della regione. I nuovi direttori generali governeranno 9 aziende territoriali e 3 aziende ospedaliere, il Policlinico di Palermo, di Catania e di Messina, e poi 5 aziende ospedaliere, Arnas Civico di Palermo, Arnas Garibaldi di Catania, Cannizzaro di Catania, Papardo di Messina e Villa Sofia Cervello di Palermo. Superata la selezione si determinerà l'inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale presso una o più aziende senza dare luogo alla formazione di una graduatoria. Per ciascuna azienda sarà predisposta una rosa di nomi. Non potranno essere inseriti per una determinata azienda coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di manager per 2 volte consecutive presso la stessa azienda. Dopo la rosa dei nomi toccherà all'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza e alla giunta scegliere i nuovi 18 direttori generali. Thank you.